Fortuna e Cremona, ho visto sui libri 9 luglio 64. Sì. Quando scopre di essere magari bravino col pallone? Ma non lo ricordo, perché tutti i miei ricordi dell'infanzia, anche i primissimi, sono legati ad un pallone. All'oratorio ero già più bravo degli altri, avevo più passione degli altri. Che anni più o meno, ti ricordi? Sì, avevo 10 anni, 8 anni, periodo in cui si comincia ad andare a scuola e si comincia a giocare con gli altri ragazzi. Ho giocato moltissimo anche in cortile, ho avuto la fortuna di avere un cortile molto grande con tantissimi coetanei, tutti appassionati di calcio, quindi ci siamo allenati divertendoci tantissimo fin dai primi anni della nostra vita. E poi a 13 anni ho fatto il salto, sono passato dalla squadra oratoriale alla prima squadra, che fu il Pizzighettone, in una squadra in provincia di Cremona, e l'anno dopo la Cremonese. Ci siamo incontrati qua con la Cremonese, qua c'è il massaggiatore. Mi ha dato in consegna con Mondonico, mi ha dato in consegna Gianluca, aveva 14 anni, giocavano i giovanissimi. Poi a 17 anni è andato a finire in alla primavera, però fino a 17 anni ce l'ho avuto io. Era un tipo molto allegro, scherzoso, perché era capace di scherzare, faceva dei piccoli scherzi anche ai ragazzi. Era facile intuire che sarebbe diventato un campione? Sì, si è visto subito a 14 anni. Lui era già un palmo più di tutti, perché faceva di quei giochi che... Non sono mai stato una spanna sopra gli altri per qualità, forse sono stato superiore agli altri, o ero superiore agli altri quando eravamo ragazzini, per la voglia, il desiderio e la passione che ci mettevo nel fare quello che allora era ancora un gioco, mentre adesso può essere considerato anche e soprattutto un lavoro. Uno dei tuoi maestri fuori dalla scuola è stato Mondonico. È stata una persona indispensabile nella mia formazione di calciatore, perché fu il mio maestro dai 15 ai 17 anni. Poi l'anno dopo che io ero passato a livello professionistico in Serie B, lui prese il posto del nostro allenatore dell'epoca, che era Vincenzi, quindi me lo ritrovai dopo averlo avuto nelle giovanili anche a livello professionistico. Non sono certamente quelli i giocatori da scoprire, sono talenti naturali che nascono tali, dove c'è solo la necessità di non perderli per strada. Diciamo che oltretutto Ered è anche un ragazzo intelligente, perciò è stato abbastanza facile farlo diventare quello che chiaramente era già. Che rapporto avete adesso? Ma adesso amichevole, anche perché sono finiti i tempi dell'allenatore e del giocatore. C'è sempre stato molto molto stima, molto molto rispetto e anche molta amicizia. Come avete vissuto, come lei ha vissuto il derby, avendolo come avversario? Ma purtroppo male, perché quando Vialli è in buone condizioni il derby te li fa perdere, però vedevo in quelle sconfitte qualcosa di mio, perché chiaramente Vialli l'ho sempre considerato più che un avversario, senz'altro un giocatore dalla mia parte. Mi insegna molto, direi che soprattutto perché Mondonico era un giocatore di grandissimo talento, forse inespresso. Non aveva raccolto quelle che erano tutto quello che poteva dargli le sue potenzialità. Quindi, essendo poi molto maturato nel momento in cui si era messo a fare allenatore, aveva cercato di insegnare a noi giovani tutto quello che non andava fatto per rimanere talenti inespressi. Ho vissuto anni straordinari a Genova, anche grazie al mare, al sole, agli amici, alla Sampdoria e ai tifosi della Sampdoria. Come ha detto qualcuno prima di me, la vita è fatta di stagioni, è venuto il momento della stagione juventina, Torino, il Po, la collina, un filo di nebbia.
comunque un clima che mi ricorda moltissimo il clima dell'infanzia, al quale sono abituato e che non mi ha creato nessun tipo di problema. E adesso la maglia strisce bianconere che cerco di portare con la massima professionalità, il massimo attaccamento, con grande entusiasmo. E Genova fa parte del passato, uno splendido passato, così come credo e spero tra qualche anno, quando tu mi intervisterai di nuovo, di ricordarmi i magnifici anni trascorsi a Torino. Chiaro. Ecco, tu stavi parlando della nebbiolina, di certe atmosfere che ci sono qua a Torino. È una bella città. Molto. È una città molto bella, direi architettonicamente quasi unica. Questa serie di piazze infinite, poi questo sfogo della collina, il Po che osserva lentamente e maestosamente tutto quanto succede. E ci vorrebbe che qualcuno desse un po' la sveglia, perché ogni tanto mi sembra una città i cui stessi abitanti sono un po' tristi, un po' malinconici. Chiaro. Invece magari ci vorrebbe qualcosa per dare la carica. In una società come la Juventus è sufficiente un viale per dare questo tipo di carica? Ma guarda, mi piace sottolineare un'affermazione della nuova dirigenza. Vogliamo vincere divertendoci. E direi che questo è il massimo. Se riusciamo a vincere divertendoci, veramente avremo fatto il massimo, soprattutto per noi stessi. Cosa ci dici del tuo trasformismo? Cominciamo dall'abbigliamento e dalla capigliatura. Hai cambiato molte volte il colore dei capelli. C'è un senso in tutto questo? Ma sì, un senso essenzialmente perché sono un ragazzo giovane. E siccome io vedo tutti i miei coetanei che non fanno questo lavoro, non praticano questo sport ad alto livello, che fanno quello che gli pare e gli piace, quello che sentono di fare quando si svegliano la mattina senza dover seguire degli schemi, io ho cercato di comportarmi nel limite del possibile come un ragazzo della mia età, un giovane, un adolescente, una persona che sta maturando ma che è sempre 29enne, e quindi non ho mai dato molta importanza al fatto che altri potessero pensare che dietro a queste scelte ci fosse un poco equilibrio psicologico. Qualcuno ti ha imitato, presumo? Ma non lo so. Qualche biondino l'abbiamo poi trovato. Sì, quella lì del capello biondo è un po' più che altro una scommessa. Torino si è reso in biondo, non era male. Non è stato male col baffo nero, poi è stato uno spettacolo, però credo che insomma ci siamo divertiti, e al di là di quello che poi possono pensare in tanti. Chi se ne frega, no? Come ha detto Zega. La nazionale ti manca moltissimo. Mi manca molto. Era un bel colore, ho fatto 59 presenze, ma questo non mi aveva portato comunque a mettere il cuore in pace. Io ci tengo tuttora a poter far parte del gruppo azzurro. Ogni volta che penso alla nazionale mi viene un po' una stretta al cuore, perché mi sarebbe piaciuto poter partecipare ai mondiali. Comunque devo dire che rispetto le scelte dell'allenatore, così come sono state a mio vantaggio negli anni precedenti, e ora che avvantaggiano altri, da uomo di sport le rispetto e le condivido. Senti, ma c'è più un aspetto scientifico nel calcio o proprio puramente artistico? Tu che sei del cancro. Ma credo che sia giusto miscelare le due cose. Ci vuole talento, fantasia, però ci vuole anche parecchia applicazione, ci vuole metodo, ci vuole generosità, cuore, cervello, quindi cuore e cervello messi insieme, quindi scienza e arte. Si può descrivere qual è stato il più bel gol della tua vita? Difficile? Sì, è difficile. Per chi segna spesso, o almeno per chi dovrebbe segnare per mestiere, come succede a me che faccio centravanti, più che la bellezza del gesto tecnico conti l'importanza di un gol. E mi è capitato, avendo vinto 3 Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, uno scudetto, qualcos'altro, una Coppa UEFA con la Juve, ho realizzato gol molto importanti, soprattutto nelle finali o nelle semifinali. Forse il gol che ricordo con
più piacere è un gol che segnai contro la Dinamo Bucarest con la maglia della Sampdoria a Bucarest all'ultimo minuto di una partita in cui loro ci misero sotto, forse meritavano qualcosa in più dell'1-0, era il punteggio fino al momento del mio gol, questo pareggio che poi ci consentì di arrivare in finale di Coppa delle Coppe. Invece con la Juventus qual è la partita che ti è rimasta più dentro? A parte quest'anno in cui sono stato vittima di un paio di incidenti che mi hanno molto penalizzato dal punto di vista agonistico, direi che lo scorso anno un momento stupendo quando abbiamo vinto il derby d'andata in cui portavo la fascia di capitano, la settimana successiva una grandissima delusione quando venimmo sconfitti dal Milan in casa per 1-0, io sbagliai un rigore decisivo a 5 minuti dalla fine. Cosa hai pensato di Rossi in quel momento? Niente, che aveva fatto il suo dovere, rimaneva un giocatore non molto simpatico, però sicuramente era stato più bravo di me e quindi meritava di aver fatto una parata importante. Quando segni un gol cosa senti? Quel primo istinto dentro di te? Come quando raggiungi l'orgasmo, una roba, una specie di scarica di adrenalina, come se all'improvviso ti passasse una scarica di corrente elettrica. È veramente una sensazione che io auguro a molti di poter provare, purtroppo soltanto chi fa il calciatore sa cosa può voler dire, però poi la corsa sotto la curva, l'abbraccio dei compagni, la vittoria, sono emozioni che mi hanno permesso fino adesso di vivere una vita fantastica.